Buonasera e bentrovati. È la prima volta che facciamo una diretta alle 21, ma ci serviva come orario anche perché siamo questa volta in collegamento con delle persone che si trovano dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, e precisamente ad Orlando. Qual è il tema di questa sera? Il tema di questa sera è un tema di cui abbiamo sentito parlare varie volte, con storie preoccupanti, storie anche angoscianti qualche volta, perché ci sono tanti nostri connazionali bloccati all'estero che non riescono a tornare a casa proprio per l'emergenza globale, per la pandemia globale del coronavirus, del Covid-19. Ne abbiamo letto sui giornali, abbiamo visto servizi in televisione, si moltiplicano i gruppi su Facebook, le pagine su Facebook, abbiamo letto storie di italiani bloccati alle Canarie, a Cuba. In Colombia italiani che sono bloccati, la Colombia sapete è un paese grandissimo quanto l'Europa, ci sono città distantissime tra di loro e per l'emergenza Covid-19 sono sospesi i voli interni, quindi pensate con che disservizi e preoccupazioni per i nostri connazionali che sono lì bloccati. Abbiamo circa 800 persone, 800 italiani in Australia che vorrebbero tornare, insomma le storie si moltiplicano, ma in questi ultimi giorni una storia, forse quella che ci ha più coinvolto è la storia di un gruppo di ragazzi. Erano più di 200, adesso qualcuno è riuscito a rientrare, ma più di 200, circa 200 ragazzi, che si trovano bloccati ancora, nella gran parte di loro, a Orlando. È la città dove c'è il parco di Disney World, uno dei parchi più conosciuti al mondo. Questi ragazzi con un programma culturale che li porta a lavorare per un periodo di alcuni mesi, un anno, così vanno a fare questa bella esperienza all'estero e sono rimasti bloccati. E ne hanno parlato moltissimo, la stampa se ne è occupata molto in questi ultimi giorni, perché insomma è stata una storia che ha avuto dei colpi di scena. Io vi faccio vedere un frammento del servizio delle Iene per introdurre l'argomento, poi parliamo con i nostri ospiti collegati, ripeto, da Orlando in Florida. Vediamo insieme le immagini delle Iene. Entro il 18 dobbiamo sgomberare gli housing, confermato da una mail che ci è stata mandata l'11 di aprile. Ci dicono che avremmo dovuto lasciare casa entro il 17 aprile alle 8 del mattino. Ad oggi, 14 aprile, ci mancano 3 giorni e saremo cacciati dagli housing. Dopodiché saremo senza una casa, senza un visto lavorativo, perché il nostro video, praticamente sponsorizzato dall'azienda, finirà nel momento in cui non siamo più loro impiegati. E per giunta anche senza assicurazione, perché anche quella è provveduta dall'azienda. Da quel punto si è praticamente scatenato il panico, perché si è Ecco, sì, penso proprio che si sia scatenato il panico. Allora, vorrei collegarmi subito con Nicole. Nicole è una ragazza, della provincia di Padova. Di Padova, ciao Nicole. Buonasera Allora, Elisabetta. hai sentito il servizio e insomma ti sei riconosciuta nelle voci di questi tuoi colleghi d'avventura. Allora, andiamo un po' con ordine. Allora, voi vi siete trovati in una situazione che è cambiata all'improvviso, perché inizialmente vi avevano detto che sareste potuti rimanere lì in queste residenze, no? Dove, nonostante il lavoro nel parco fosse stato bloccato, se ho capito bene. Poi all'improvviso invece vi hanno detto no, dovete sgombrare. Panico totale. Esattamente. Inizialmente, quando i parchi sono chiusi, comunque si pensava a una riapertura in tempi brevi del parco. Dunque, la nostra azienda comunque ci rassicurava e comunque sperava di riaprire il parco nel più breve tempo possibile. Dunque, Ecco, perché inizialmente. questo forse va spiegato, voi non lavoravate direttamente per la Disney, ma per la Delaware North. Esattamente, per questa azienda terza. Dunque, noi avevamo contatti diretti periodici con la nostra azienda e con i nostri general manager e loro ci hanno sempre rassicurato appunto di stare tranquilli, che comunque Ecco, questo. prima di affrontare, perché poi vorrei farlo assieme anche all'altro tuo collega con cui ci colleghiamo tra qualche secondo, raccontami la tua storia. Tu sei partita da Padova quando? Quanto tempo fa? E eri arrivata a Orlando? Insomma, come ti è ritrovata questi primi mesi? Da quanto tempo stavi lì a Orlando? Allora, ti è venuta l'idea di vado a fare un'esperienza, imparo bene l'inglese, non so, qual era stata la motivazione?
sicuramente per imparare l'inglese e per avere comunque contatti con un ambiente così interculturale, come può permetterti, secondo me, solamente un'esperienza con questo programma che credo sia meravigliosa. Io sono ragazzi da tutto il mondo, vero, mi dicevi? Esattamente, ragazzi, da tutte le parti del mondo. In particolar modo nel parco in cui lavoravo, Epcot, sono rappresentati padiglioni di tutte le nazionalità del mondo e dunque è un ambiente molto multiculturale. Io sono quindi partita... eri contenta? Dai, dimmi, scusa, ti interrompo sempre. Sì. Allora, eri partita da Padova? Certo, e il 4 di novembre, dunque sono arrivata da 5 mesi e penso sia stata un'esperienza meravigliosa lavorare qui in un ambiente così stimolante. Quindi un'esperienza bellissima, tu eri al massimo della, cioè dice tutto bene, tutto ok, tutto come nelle più rosee aspettative, e poi fulmine a ciel sereno, e l'emergenza Covid e tutto quello che poi andremo a raccontare. C'è un altro ragazzo che è collegato con noi, sempre anche lui partito da una città del Veneto, mi sembra Vicenza, è vero? È con noi, eccomi. Arriva il collegamento, sì, ciao, con Filippo, che invece è partito da Vicenza. No? Filippo, esattamente, eccolo, sì. Qua, eccolo. Eccomi, ecco, e tu da quanto tempo? Quando sei partito da Vicenza? Io da un po' che sono qui in realtà, io un anno l'ho finito. Sono partito il 30 marzo dell'anno scorso, 2019, e ho fatto un anno qui il 1 aprile appunto di quest'anno. Quindi diciamo che il mio programma era giunto a una fine, ero pronto ad andarmene. Mi sarei andato verso il 24 marzo e io finivo il contratto lavorativo. Quindi diciamo che per me, comunque ero già pronto a tornare in un certo senso, diciamo. Quindi, e sei stato bloccato invece. Esperienza bella anche per te, una bella esperienza. Sì, sì, un'esperienza indimenticabile. Fantastica. Inglese, operazione compiuta, parli l'inglese? Sì, 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 ma, sì, sì, sì. Oddio, tutti i giorni parliamo spesso italiano, perché alla fine siamo solo italiani tra di noi, però si migliora anche l'inglese. Sicuramente. Avendo contatti con i ragazzi della... Tu lavori nello stesso parco di Nicole? Sì, 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 lavoro all'Epcot. Nello stesso padiglione, no? Lo stesso paviglione. Ecco, allora voi insomma due esperienze diverse, una storia che si era conclusa diciamo felicemente, dovevi ritornare, invece Nicole era quasi a metà diciamo così del suo percorso e vi accomuna però il fatto di restare bloccati. Cosa succede? Perché inizialmente vi dicono probabilmente si tratterà di una chiusura di un paio di settimane, quindi restate tranquilli, è vero? Esattamente. Sì, inizialmente l'apertura era prevista per il 1 aprile, no? Disney diceva il 1 aprile si capirà, e poi è tutto slittato. Diciamo che anche negli Stati Uniti si è un po' sottovalutato l'impatto che avrebbe avuto molto, il coronavirus. Molto. Ecco, vediamo infatti che la situazione lì sta abbastanza... Ecco, lì a Orlando com'è la situazione? Meno drammatica che a New York probabilmente? Sicuramente sì, sì. Meno di New York. Anche qui c'è l'ordinanza stay at home, dunque non si può uscire di casa, tutti gli ambienti sono comunque chiusi e dunque diciamo è molto simile all'Italia la situazione. Quindi una situazione di lockdown molto simile a quella dell'Italia, anche sì, lì. Esattamente. Sì. Ecco, però quando è che... scatta il panico, quando è che, perché a un certo punto voi sapevate di poter restare lì nelle vostre residenze, no? Economicamente vi stavano aiutando, come funzionava, Nicole? Certamente, la nostra azienda ci è stata vicina fin dal momento della chiusura del parco, ha organizzato meeting periodici all'interno dei nostri housing, così da tenerci aggiornati, ci ha garantito una paga minima per tutto il periodo, chiamiamolo, di sospensione del programma, fino a domani, o meglio, fino ad oggi, è già venerdì, fino ad oggi, è sabato. No, è sabato. I giorni volano. E ci ha garantito questa paga minima e alla fine ci ha dato una sorta di buona uscita, così da poterci aiutare a pagare il volo, e il loro contributo è stato comunque decisivo
come aiuto, ecco, per acquistarlo. Sicuramente non coprirà interamente il costo, però comunque è stato un aiuto decisivo. Certo, devo dire che in questa storia c'è questa data fatidica, perché vi dicono il 18 dovete andarvene, quando vi danno la scadenza dicono a questo punto ve ne dovete andare che scoppia il panico, e quindi la vostra termine ultimo per rimanere in queste residenze è il venerdì 17 alle ore 11. Quando si dice che venerdì 17 no, è una data innocua, bisogna pensarci un pochino. Filippo, tu cosa hai fatto? Hai provato, avevi già un volo fissato per rientrare perché stava finendo il tuo periodo, oppure no? Come ti sei trovato dal punto di vista organizzativo? Cosa hai fatto per cercare di rientrare? Allora, inizialmente, prima che succedesse tutto questo casino, io diciamo che ero pronto a farmi un viaggio, sarei tornato in Italia verso i primi di maggio, così. Quindi avevo già più o meno programmato, ma non avevo per fortuna prenotato nulla. Poi è scoppiato tutto questo casino, mi è stato esteso il contratto di lavoro, ovviamente, perché non potevano restare a pagarmi se comunque il mio contratto era scaduto, no? Quindi mi hanno esteso fino agli ultimi giorni di visto, il mio visto scade verso fine giugno. E niente, quindi ho cercato di rimanere finché non è scoppiata appunto questa bomba e niente, mi sono un po' aggregato agli altri alla fine. Perché quello che cioè, avete provato voi, no? A prenotare dei voli, come vi è andata? Te Filippo e poi mi dice anche Nicole, cosa avete trovato? Immagino vi siete attaccati, diciamo che... ai siti. Sì, molta gente, ci è stato detto di aspettare, di cercare di trovare un volo tutti insieme, o comunque di fare qualcosa tutti insieme, però molta gente, data l'impazienza o comunque vabbè, anche la situazione, diciamo che ha cercato di arrangiarsi, no? Quindi era la corsa che spendeva il volo, molti voli a 500-600 finivano e finiti i posti, cioè gli altri erano veramente esorbitanti, sono 4.000-5.000 dollari, per un volo comunque solo andata, con scali, che rischia anche la cancellazione, insomma non era molto sicuro, diciamo, il rientro. No, è molto 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 costoso. Appunto, anche quello comunque. Perché questa è la condizione che accomuna tantissimi italiani. Quando andiamo a leggere le storie degli italiani all'estero, si trovano spesso senza lavoro, perché magari erano turisti oppure hanno perso il lavoro e non tutti hanno avuto anche quel po' di sostegno che avete avuto voi. Si trovano senza lavoro, senza soldi, perduti in posti lontanissimi da casa e con dei biglietti, dei viaggi, quando ci sono, costosissimi, che magari non sono in grado nemmeno di affrontare. E questo veramente credo sia una cosa drammatica. In più voi giovani, immagino anche le famiglie a casa. Se voi foste miei figli, sarei entrata anch'io in ansia, in panico, perché un figlio che sta lontano in una situazione del genere, le vostre famiglie vi avranno consigliato di tornare al più presto, io avrei detto fai tutto quello che è possibile, torna a casa, ma il difficile era quello. Esattamente. Sì, no, esatto. Il problema allora era che eravamo in più di 200 persone, dunque non c'erano voli a sufficienza per tutte 200 le persone a dei prezzi vantaggiosi, dunque alcuni sono riusciti a partire ad avere un biglietto ad un prezzo circa tra i 500 e i 1500, però poi altre persone sono rimaste escluse, tant'è che inizialmente quando abbiamo fatto la richiesta comunque alla Farnesina di un aiuto eravamo in più di 200 ragazzi e poi adesso effettivamente quelli che partiranno saranno circa 135, dunque il numero anche dei ragazzi è diminuito proprio perché molti sono riusciti a prendere questi voli a prezzi accessibili, tuttavia non tutti purtroppo sono riusciti a farlo. Ecco, io ho letto che vi siete rivolti anche alla Farnesina e anche la vostra società, mi sembra di capire, aveva cercato di contattare la Farnesina per chiedere un aiuto, un sostegno a questo gruppo di ragazzi, perché tutti giovanissimi, tra i 18 e i 30 anni, voi a vedervi così avete poco più di 20 anni, non è che non ne avete molti di più. Io ero 24. 26. Quindi sì, proprio ragazzi. Ragazzi, giovani, ecco, e quindi avendo un gruppo di connazionali così numeroso, gli aeroplani adesso poi volano, i voli sono pochissimi e in più dentro l'aeroplano si deve volare molto distanziati, quindi 200 persone, collocare 200 e passa persone, trovando dei prezzi
accessibili per tutti, era praticamente un'impresa impossibile, visto che la scadenza poi era arrivata per tutti all'improvviso nello stesso momento e non c'era possibilità di diluire. Vi sareste trovati senza lavoro, senza visto, senza assistenza sanitaria, a migliaia di chilometri da casa, e certo non era una buona soluzione. La Farnesina sembrava sì, sembrava no, cioè sì, ce ne occupiamo, poi però a un certo punto... sembrava a un certo punto, ecco, dimmi se quello che ho letto sui giornali è così, cioè sembrava a un certo punto che la Farnesina avesse detto ci impegniamo noi a trovare un volo, per cui è stato consigliato anche ad alcuni di voi che avevano dei voli posticipati di bloccare il volo. Ho letto la storia di un ragazzo che dice io avevo un volo per il 26 di aprile, mi sono fatto dare un voucher in cambio, no? Di questo volo, e mi sono trovata a un certo punto che non avevo né il volo e rischiavo di non avere più la casa dal 18 e non c'era ancora la soluzione dalla Farnesina, tant'è che il vostro general manager ha detto ragazzi anche a noi la Farnesina non sta dando risposte, trovate voi una soluzione. Ecco, secondo voi cos'è che, perché adesso invece la soluzione è arrivata ed è arrivata proprio dalla Farnesina, ma cos'è secondo voi che ha sbloccato la situazione? Diciamo, secondo me un aiuto decisivo sicuramente è stato dato dai media. Ecco. Perché inizialmente noi siamo in contatto con la Farnesina comunque da appena è arrivata l'email che ci comunicava che il nostro programma era sospeso. E comunque fin da subito ci siamo adoperati per cercare di contattare la Farnesina e per elaborare una soluzione comunque valevole per tutti quanti. Abbiamo atteso risposte per qualche settimana, per una settimana. Speravamo è sembrato di più, vero? Perché sono giornate lunghissime con queste notizie contraddittorie che arrivavano e l'ansia che aumentava. Noi speravamo in una risposta entro martedì, o meglio, entro il venerdì scorso, e poi l'hanno posticipata al martedì successivo. Tuttavia il vero panico si è scatenato quando il martedì dopo Pasquetta la Farnesina non ci ha fornito una risposta. Dunque da quel momento in poi si è veramente scatenato il panico, perché il tempo stringeva, mancavano pochi giorni comunque al momento in cui avremmo dovuto lasciare gli housing, e dunque da quel momento... c'è stata una corsa alla presa del biglietto aereo e purtroppo molti sono rimasti esclusi. È stata da lì poi la decisione di cercare di un aiuto anche nei media per trovare una soluzione. Ecco. Anche tu Filippo pensi che sia stato il fatto che ne hanno parlato i giornali e le televisioni che ha sbloccato la situazione con la Farnesina? Beh sì, sicuramente ha fatto la differenza secondo me. Poi comunque che loro stavano lavorando per noi, cioè è indubbio, cioè, in cerca di una soluzione è indubbio, questo sono cose che non sapremo mai. Sicuramente hanno fatto comunque il fatto di farsi sentire accelerato. Sì. Diciamo non è la prima volta che succede, poi quando qualcuno si lamenta, ma perché siete andati a parlarne con i media, con i giornali, con le cose, però sicuramente quello ahimè purtroppo... o per fortuna a volte funziona, e quindi qui ci troviamo di fronte a una storia che si conclude bene, perché allora questo volo è uscito, allora oggi siete pronti in partenza, avete fatto le valigie, è pronta la valigia? Sì. Appena finita, sì. Le valigie delle ragazze ci si mette sempre un pochino di più a farle. Ci sta tutto? Purtroppo no. Dovrei lasciare qualcosa. Ecco, ma Filippo aveva concluso la sua esperienza e rinuncia in questo momento ad una vacanza che immagino sarebbe stata una vacanza sempre lì negli States, per girare un po' approfittando di essere lì. La riorganizzerai appena possibile questa vacanza o pensi che per il momento sarà accantonata? Per il momento non si può fare, però comunque non appena tutto si sistemerà, ho voglia di fare, insomma, congelato. Ecco, e tu Nicole, questa esperienza invece che interrompi dopo 5 mesi, quindi quasi a metà del percorso, e che ti era piaciuta così tanto, se possibile, appena possibile, vorresti tornare a completarla? Decisamente sì.
Decisamente sì. Allora, senti, tutti e due prendete il volo domani mattina da Orlando. Questo volo sono riusciti a mettervi dentro tutti allo stesso prezzo, hanno fatto un biglietto uguale per tutti. Ecco, rientrate in Italia. Nicole, io prima di leggere la tua storia sui giornali avevo avuto una persona che me ne aveva parlato della tua storia, forse lo sai, no? E questa persona, che è tuo zio, il fratello di mamma, dovrebbe essere collegato con noi perché ti voleva mandare un saluto. Allora intanto vediamo se lo troviamo. Mirko dovrebbe essere collegato con noi. Eccolo! No, stai centrato, Mirko, perché se no non ti vediamo a metà. Non lo sento però, Mirko. Mirko, parla. Ecco, forse riprova. Prova. Ecco, un po' lontano. Ti sento, però ti sento. Tu lo senti, Nicole? Poco. Proviamo adesso mi sento. Oh, sì. Ho tolto le cuffie. Oh, bene. Non avevo bene, bisogno. Allora alzo un po' il microfono. Senti, no, perché Mirko, io volevo capire voi da casa come avete sentito questa storia, perché a me sarebbe venuta veramente la pelle d'oca ad avere una figlia o una nipote così dall'altra parte dell'oceano in questa situazione. Intanto ciao, volevo anche salutare il tuo amico che non ho avuto l'onore di conoscere, lo invitiamo qua in Veneto perché mi piace. Ma premesso questo, anzi ti ringrazio Elisabetta per il contributo che ci hai dato a informare di queste problematiche, cioè, sai cos'è l'ansia? L'ansia è quella cosa che ti prende dentro, soprattutto quando hai un amore per un nipote assieme alla famiglia, che ogni giorno quando non ti danno una risposta concreta, perché i ragazzi sono stati veramente bravi, coerenti e gentili, ma abbiamo 200 e più italiani là e la Farnesina non si muove. Nicole, domani devi rientrare o dopodomani devi rientrare e non sai ancora dove arrivi. Cioè, questa è la problematica vera. Ma delle notizie certe, della sensibilità, dove? Sono 15 giorni, cioè l'azienda, ok, ci dà una mano, però alla fine sono loro, e solo grazie a loro, grazie ai media, e per fortuna hanno alzato la loro voce per farci sentire, perché casomai con una barca ci toccavamo andare noi a prenderla per avere un risultato. Questa è la realtà. E grazie a loro energia, che hanno avuto il coraggio di farsi sentire che hanno ottenuto un risultato. E questo è la cosa, la criticità. Infatti loro sono andati sui media e oggi siamo qui per dire ok, è andata bene, ma... E dai, è andata bene, adesso insomma, certo. Immagino l'ansia, la mamma, tua sorella, che è la mamma di Nicole, immagino l'agitazione. Mi preoccupo per la Nicole, perché adesso quando ritorna finalmente mangia l'italiana, sai? È quello... Con il buon vino, con il buon mangiare, e finalmente torniamo, giusto Nicole? Dai, adesso però non la potrai ancora abbracciare, dovrai continuare a vederla un po' così per videochiamata, perché siamo ancora fino al 4 di maggio e speriamo che poi dopo le cose possano migliorare per tutti quanti noi, che possiamo tornare a vederci di persona, a frequentarci tutti quanti di persona. Allora sarà un piacere anche per me incontrarti assieme a tua nipote e conoscere anche tua sorella. Noi ci conosciamo già da parecchio tempo. Allora, io sono molto contenta di aver conosciuto questi ragazzi, sono un po' portavoce di tutto il gruppo, di augurarvi buon rientro. Eccolo qua, Filippo. Oh, eccolo qua. Eccolo qua. Non so da dove sei, però ti aspettiamo qua in Veneto. Vicenza. Ah, bello. Una strada breve. Possiamo parlare anche in dialetto adesso. Sarebbe bello. Sì, ci capiamo. Però ragazzi hanno da tutte le parti d'Italia, no? Questo gruppo di italiani. Certo. Un po' da tutte le parti d'Italia. Tutte le parti. Sì. Già che non sei riuscito a avere l'occasione, insomma, come ho capito che dovevi dare un mesetto... In ferie, approfittano, insomma, vieni a trovarci.
Sempre con cautela, Filippo, aspettando che finisca questo periodo. Vabbè, quando finisce tutto, ci troviamo per brindare insieme con un buon bicchiere di vino veneto. Diventata la bevanda internazionale. Lì a Orlando, ve la chiedevo. No, non ce n'è molto. No, in Europa, però. All'interno, rappresenta l'interno del padiglione italiano, comunque è una bevanda tipica, dunque la vendavamo nel padiglione. Ah, ecco, e allora dai, faremo anche noi un brindisi tutti insieme. Io spero che la vostra storia, che finisce bene, sia benaugurante anche per i tantissimi italiani che, lo ricordiamo, in questo momento sono bloccati, perché la vostra è una storia che si conclude bene. Invitiamo davvero la Farnesina a essere un po' più celere, a non dover essere spinta dai media, perché i media la loro parte la fanno, però abbiamo visto, ci sono 800 italiani in Australia, ci sono italiani dispersi nelle città della Colombia, ci sono italiani un po' più vicini nelle Canarie, ma ce ne sono anche a Cuba, insomma in tutto il mondo ci sono italiani, un po' sono italiani che erano fuori, ma tanti sono anche italiani che magari si erano trasferiti all'estero magari più recentemente, che adesso invece sono vista questa emergenza e la situazione che si è venuta a creare, stanno pensando di rientrare in patria. Nicole, i ragazzi di Celate sono di tutti i paesi, gli altri ragazzi delle altre nazionalità, ce ne sono che hanno trovato difficoltà come voi, più di voi, meno di voi nel tornare a casa? Molti sono riusciti a tornare a casa, altri, come ad esempio i ragazzi del padiglione cinese, sono tuttora bloccati in quanto le frontiere sono chiuse. Sembra che i primi voli siano disponibili da maggio, però in realtà proprio ieri è arrivata una cancellazione di uno dei voli di maggio per la Cina, dunque... Sì, perché le frontiere cinesi sono chiuse, le frontiere esattamente cinesi. E dunque ecco, loro sono proprio completamente privi di voli anche garantiti dalle loro ambasciate. Ecco, e loro si troveranno come avete rischiato di trovarvi voi, senza lavoro, senza assistenza sanitaria, senza visto, senza niente, così lontani da casa anche loro. Auguriamo anche a loro che il loro paese trovi una soluzione per loro. Un grande abbraccio e ripeto, che la vostra bella storia che si conclude bene, buon rientro, domani avete il volo alle 11, grazie, vero? Mi dicevi alle 11, buona 11 e mezza, si spicca il volo per tornare a casa, un grande abbraccio a tutti, Mirko, noi ci sentiamo e che sia veramente di buon auspicio per gli altri italiani, che possano presto tutti tornare in patria. Un grande abbraccio. Ciao ragazzi, grazie. Grazie mille Elisabetta. Ciao, Maria. Ciao Mirko, ciao, 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 ciao. Buona serata. Ciao.